Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Gli Stati Uniti dicono addio ai centri commerciali. Lo scrive Repubblica, che specifica: i poveri vanno ai discount, i ricchi preferiscono i negozi o le catene chic. A svuotare i centri commerciali tradizionali sono le diseguaglianze e la costante sparizione del ceto medio, della middle class. La conseguenza è che un centinaio di centri commerciali americani ha già chiuso. Negli States infatti pesa la crisi della famiglia media. Pensa che questa tendenza relativa alla chiusura dei centri commerciali possa valere o varrà presto anche in Italia oppure no? Ma io penso proprio di no, anche perché come vediamo i negozi stanno scomparendo a causa di questi centri commerciali. Io presumo che comunque i centri commerciali, al di là della vendita di anche altre cose, non so, anche divertimenti per i bambini, piuttosto che una serie di negozi, di marche, tutti insieme, ecco. Quindi non penso che scompaiano in Italia questi centri commerciali, però. In linea generale, dove preferisci acquistare lei? Nei centri commerciali, nei negozi al dettaglio, oppure è più moderno acquisto online? No, ma online proprio sono negato 100%. Dove capita, ecco, dove non è che ci abbia una preferenza particolare. A volte se mi trovo il centro commerciale per motivi vari così, magari acquisto gli altrimenti ai negozi piuttosto che... Ma non ho una preferenza particolare. Anche per il Natale, che ormai ne arrivo, non ha preferenze particolari per quanto concerne gli acquisti dei regali di Natale? I regali di Natale, logicamente i centri commerciali danno una maggior offerta e un maggior risparmio rispetto ai pochi negozi che sono rimasti, se parliamo di Voghera, in Voghera, che vendono giocattoli. Ecco. Non lo so, per il momento non credo che possa succedere, anche perché da quello che leggo sui giornali aprono centri commerciali a destra e a sinistra come se i funghi. Dunque, chi lo sa, forse più in un futuro, perché qui in Italia si tende a sviluppare le cose molto più tardi del previsto, dunque non è detto, però per il momento non credo, anzi la tendenza va in contrario, si tende ad aprire più centri commerciali a discapito dei piccoli negozi, infatti si vede già Voghera com'è. Lei preferisce acquistare nei centri commerciali, nei negozi al dettaglio, oppure uno che acquista online? No, a me preferisco andare nei negozi, poi specialmente se sono i mercatini dell'usato, che è più divertente. È vero, sono d'accordo. In linea generale, con il Natale che sta per arrivare, anche questo tipo di acquisti per i regali di Natale, dove preferirà farli? Nei centri commerciali o in altri tipi di negozi? Dipende da quello che cerco, perché normalmente a seconda da quello, dalla persona a cui devo fare il regalo vado anche in un centro commerciale se sono proprio costretto, se no lo evito, preferisco sempre i negozi, sono più divertenti, poi c'è più... Cioè, se andiamo sempre all'aria aperta ti diverti di più, almeno io la vedo così. No, non credo, ancora ci vuole tempo finché gli italiani si rendano conto di questa... di questo, diciamo, male che sta dilagando in tutta Italia. Perché pensi che sia un male? Perché il piccolo commerciante, che poi alla fine poi porta anche giro di soldi in altri, diciamo tipo di commercio, rimane chiuso in un centro commerciale e quindi cambia. Quindi diamo soldi alle grandi catene e non più a tutto ciò che, diciamo, è autoctono, artigianato, anche abbigliamento, insomma. Dove preferisci acquistare? Tu nei centri commerciali, nei negozi al dettaglio o addirittura online? Al dettaglio, online ancora non sono abituata, non mi fido, mi piace vedere e toccare. Vale anche per i regali di Natale, del Natale che ormai in arrivo? Sì, idem. Secondo lei qual è un pregio e qual è un difetto dei centri commerciali? Un difetto: c'è troppa gente, è una gran confusione, specialmente il sabato e la domenica. È un pregio dei centri commerciali che trovi tutto quello che cerchi, ecco, anche perché se trovassimo tutto in una città vicino forse avremmo modo di comunque anche di vivere più la città che non i centri commerciali, invece purtroppo i negozi chiudono,
vuoi per affitti molto alti, vuoi per una serie di problemi, ma i negozi chiudono e quindi la gente è costretta a navigare verso i centri commerciali, altre lidi. Troppo casinato. Il peggio è che tu trovi di tutto, quello sì, ma è troppo casinato, non mi piace. Allora, un pregio è che stai al chiuso, se piove, quindi ti aiuta insomma a non bagnarti, a non sentir freddo, però un male è che manca proprio il contatto sociale, il contatto con il venditore, ma anche con chi deve comprare, siamo tutti un po' soli quando compriamo. Figuriamoci online. Sì, online ancora peggio.